Io vorrei richiamare un momento invece il nostro tesoriere Paolo Catalfamo, perché prima doveva fornirci, grazie all'amico Marco D'Agostini, prima doveva fornirci due dati, io non l'ho visto, ho tergiversato. Sapevamo che c'era. Io ho già detto che le casse in questo momento sono in attivo, spero che tu non mi smentirai. Però in attivo anche di un euro soltanto. Grazie, no, ci siamo, siamo in attivo. Beh, io due numeri, tu. Allora, innanzitutto io volevo ringraziare il presidente Pier Paolo per il suo impegno che diciamo infondi in questa associazione, che secondo me senza di lui diciamo molte poche cose si potrebbero fare. I vicepresidenti Gina e Camilla, e il nostro presidente onorario ovviamente, che mi siede, dovrebbe essere la destra, no? mi siede la sinistra, sinistra e il barbaccio del cuore. E poi volevo ringraziare Gianni Colacione, che possiamo fare un applauso a Gianni, perché Gianni, grazie per tutto il piacere, che ci segue con tanto affetto. A Gianni e a Giovanni per fare condicio, perché oggi sono due, quindi poi volevo ringraziare diciamo tutti i presidenti delle commissioni interne nostre. Ho due preferenze in particolar modo, Gabriella Bove e Alessandro Manna, perché secondo me sono quelli che si impegnano con più competenza. Sì, ci mancherebbe, però volevo dare un riconoscimento a tutte e due. E io parto con pochi numeri, diciamo i numeri non sono il mio mestiere, al contrario di qualcun altro, e poi volevo chiedere proprio brevemente sullo statuto. E allora, noi siamo nati il 16 novembre 2013, ufficialmente eravamo quattro gatti, però diciamo siamo nati a casa Segneri nata in quel giorno. Da quel giorno abbiamo fatto veramente tanto, perché io cito diciamo le cose principali. Abbiamo fatto una presentazione ufficiale all'Alef, abbiamo fatto un seminario sulla riforma elettorale con ospiti diciamo di un certo prestigio, e poi abbiamo fatto un'assemblea congressuale Arte e Bellezza all'Hotel Villa Regina Margherita. Abbiamo realizzato un altro seminario sui modelli di partito, sempre all'Alef, sempre con ospiti veramente prestigiosi. Ovviamente gli ospiti prestigiosi erano anche all'Assemblea Congressuale Arte e Bellezza, oggi si è anche iscritto il maestro Bronzi. E poi abbiamo fatto un seminario interno a Monte Scalambro, un seminario secondo me bellissimo, al quale io purtroppo ho potuto partecipare soltanto a metà perché per impegni di famiglia, sul linguaggio della politica, e oggi siamo qui. Do i numeri proprio brevemente, che magari sono quelli diciamo più significativi, perché questo diciamo ho voluto enfatizzare quello che abbiamo realizzato, e poi faccio vedere i numeri che sono piccolini. Allora, siamo partiti nel 2013 con 4 soci onorari, 10 soci fondatori e 10 soci ordinari, totale 24 soci, e abbiamo chiuso il 2013 con 145 euro in cassa. 2014 abbiamo comunque pagato le sale per fare abbiamo mantenuto una serie di attività di grande rilievo, no, se calcolare contrasta al dosso. però forse non lo venderemo al doppio, no. Io non ho detto a quanto, tutto a un prezzo. 2014 abbiamo 2014 5 soci onorari, 8 soci fondatori, 29 soci ordinari, 33 soci ordinari, chiuso il 2014 con 150 euro in cassa. Cioè, più 5 euro con la crisi economica internazionale e una crescita del 2%. Speriamo l'inflazione. Allora, diciamo, l'anno è ancora l'inizio. Come è cominciato l'anno? Allora, l'anno 2015 abbiamo 29 iscritti e
ancora devo pagare la sala, ci sono 690 euro in cassa. Questi sono i numeri di te. Penso di aver detto tutto, se avete domande. Lo devo dire. Vabbè, ho preso un'iniziativa. Sì, no, mi assumo la responsabilità di aver preso l'iniziativa di aver iscritto come socia onoraria del cantiere Chiara Geroni, nella quale è stata molto contenta di essere di iscriversi, ha detto che parteciperà anche alle nostre discussioni sulla mailing list, ha chiesto di iscriverla e sarà disponibile anche per ulteriori eventi qualora insomma lo riteniamo tutti opportuno. D'altronde è una socia, per cui farà parte della vita sociale. Se ci sono domande da fare, altrimenti mi concedo. Tesoriere, vorrei farci aggiornare in questo momento la cassa, perché il vicepresidente Gino Gioia, che ha tecnicamente compilato e pagato la cosa, per cui siamo a 710 euro in cassa. E 30 iscritti. E 30 iscritti oggi. In totale. Dal primo gennaio. Mi sembra un ottimo risultato. Tesoriere, sei brevissimo, è il mio. Grazie. Riprendo la